Per le interviste del padre Fernando oggi ci troviamo nel bosco di Velletri e siamo con un personaggio molto caratteristico locale. Siamo con Bruno D'Annibale. Allora Bruno, sospendi un attimo diciamo la chitarra. Allora Bruno, lo possiamo paragonare ad un altro personaggio caratteristico romano che ho intervistato poco tempo fa. Italo Vegliante, prima di tutto per un motivo, perché sia Italo che lui rappresentano in modo loro le musiche di Ennio Morricone. Ci puoi far ascoltare qualcosa, Bruno? Certo, allora cominciamo questa è una mia elaborazione, cioè, ecco, esatto. Non è proprio l'originale, però è lo stesso melodica e faccio capire che diciamo centriamo quasi l'obiettivo, quasi. Ok, vai, allora. Vai. Interpretazione tua, diciamo, di questa. Sì, questa è una elaborazione che. Allora, Bruno, come nasci, diciamo, musicista e con queste rappresentazioni? Quanti anni fa hai iniziato? Allora, ho iniziato a suonare la chitarra a 13 anni, e poi ho portato avanti sempre autodidatta, perché purtroppo la musica. C'è stato un problema che mio padre non poteva pagare gli studi e ho fatto una vita da collegio insegnando agli altri amici e avendo un professore che sapeva già la musica e ci portava gli accordi per la chitarra. E allora tramite gli amici e così si comincia. Ha iniziato diciamo con la chitarra? Con gli amici, imparando gli accordi e tutto quanto il resto e poi... Poi hai preso delle decisioni diciamo diverse, nel senso decisioni. Che hai cominciato a rappresentare appunto sì. Non solo questo tipo di canzoni, ma anche quelle diciamo a carattere paesano, no? Certo, che poi abbiamo iniziato con musica leggera, con un gruppo che poi non è tutti autodidatta, però ho capito che la situazione non andava e allora mi sono messo diciamo l'anima in pace e ho cominciato a fare il solista, a interpretare le canzoni romane che poi copiando e sono riuscito pure a diciamo a varcare le soglie di Rai 1 con il programma Faccia Tosta. Ah, ecco, questo non lo sapevo per esempio. Sì. Quando ci sei andato lì? 2001 con Teo Teocoli. E com'è andata la rappresentazione? La rappresentazione è stato un successo sicuramente. Un successo perché poi stavo insieme, diciamo, mi hanno
accoppiato con Fabio Testi, la soddisfazione pure di conoscere un grande attore, che poi con lui ho fatto delle foto, perché i giornalisti non è che volevano farmi fare foto, però insieme a lui sapevano che lui queste foto le acquistava, capito come funziona nell'arco della televisione. Della televisione. E ecco, ho cominciato a far questo, però è finita là. Scusami, questo come stai vestito oggi? È una tua, diciamo, idea di vestirti così? Rappresenti un personaggio, diciamo? Allora, il personaggio che io sto rappresentando. Sto rappresentando è, diciamo, il nostro grande sarto di Velletri, che purtroppo non c'è più, sono anni che è venuto a mancare, il grande. Vabbè, non facciamo nulla. Comunque, ecco, ha inventato questa maschera, l'ha inventata lui. Diciamo. Veliterni, perché il nero e il rosso era il colore veliterno che portavano le magliette alla Visse Velletri. Sì, la squadra di Velletri. E ha voluto, riprendere quei colori. Quei colori. E allora, ecco, ho iniziato con i costumi. Ma c'ha un nome questa maschera oppure? Guarda, la maschera forse l'hanno copiata un po' a Zaccagnini, Italo, diciamo, che portava sta maschera. Però questa è più tradizionale, cioè, maschera inventata da noi, non è una maschera romana, perché gli antichi romani facevano le serenate, un altro tipo di cappello, sì, e un altro quindi tipo di costume. Più, diciamo, dei castelli romani, va? Sì, dei castelli romani. Poi la camicia rossa è il colore che si abbina al nero. Perché la camicia bianca con il foulard è facile che stiamo nel Frosinate, che loro adoperano più colori, che ne so, bianchi col foulard rosso. Va bene, senti, ci fai ascoltare qualche pezzettino, diciamo, di qualche stornello, qualche cosa del genere? Sì, questa che qua normalmente rappresenti. Perché la canzone che mi è piaciuta di più era una canzone triste, però racconta la storia di due innamorati, che giustamente la tragedia va a finire male. E il titolo di questa canzone è Lella. Te la ricordi Lella Mila Ricca, la moglie dei proietti e il cravataro, quella che c'ha il negozio d'artigiano. Ve l'ho fatta vedere, 4 anni fa, e non volete credere e insieme a lei ci stavo proprio io. Te la ricordi che era già sparita e che la gente, che la polizia si era creduta che era andata via. Con una coppia di soldi del marito, e te lo voglio dire, e sono stato io. 4 anni che mi vengo sto segreto e te lo voglio dire, ma non lo fa sapere, non lo dia a nessuno, che te lo per te, che te lo per te. Voleva andare al mare quando era già inverno, per l'amore col freddo che faceva, però le calze non se le toglieva. Alla fiumara andò, c'è sta il baretto, tra le reti e le barche abbandonate, ma noi affai romantici sul tetto. Una sera che era l'ultimo dell'anno, le mi disse con la faccia indifferente, me so stufata e non ne famo niente. E tirami su la lampo del vestito, e te lo voglio dire, che sono stato io. Sono 4 anni che ne tengo sto segreto, e te lo voglio dire, ma non lo fa sapere, non lo dia a nessuno. Bravo Bruno, allora un
piccolo pezzetto di un altro tipo di musica, di musica, ce lo puoi fare, e chiudiamo con questo ultimo pezzetto. Allora, cioè ci sono canzoni allegre, perché poi ci sono i stornelli, no, romani. Appunto, un pezzetto di stornello, ma un pezzettino per chiudere, diciamo, in bellezza. Dagli de spinte, dagli de mano, deve curasse Sor Mariano, te lo dice stretto stretto in dialetto villetranesco. Oh 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 oh, Pietruccio ragazzino del tuffello, insiste e sape come era nato. La madre gli ha risposa di tornello, e la cicogna fio che t'ha portato. Mamma mia, questa cicogna, questa casa è una vergogna. Come canzoni, oppure tu e papà non siete buoni. Tagliate spinte, tagliate mano, deve curarsi Sor Mariano, la salute l'abbandona con la moglie così buona. Bravo Bruno, bravo Bruno, ci hai dato una rappresentazione della tua arte, sei molto bravo. E, tu rappresenti queste cose in feste paesane, sì. Dove ti rappresenti normalmente, diciamo? Allora, normalmente prima, diciamo, mi avevano dato il titolo di stornellatore velletrano. Poi il ti sei spostato, poi sei spostato come abitazione, mi sembra, no? Sì, come abitazione. Sei andato a Lariano? A Lariano. Si dice che uno si rovina quando che si sposa, però è la soddisfazione di non rimanere mai soli, che nella vita, che restando soli, ti piglia la depressione, perché poi vuoi l'affetto di qualcuno e niente. Poi ho varcato le soglie di Frosinone, le Frosinate, ci sono delle canzoni veramente del Frosinate che sono molto allegri, e poi ecco, finita la storia per Lieti, perché poi c'è subentrata parecchia gente, che i figli del Varamici eccetera, quelli che magari dopo hanno conquistato per qualcuno, hanno conquistato il mondo degli spettacoli veliterni, perché nostra, sì. E feste dell'Ua andavano sempre loro, sì. Andavano sempre loro. Vabbè, comunque. E quindi Bruno ha finito, diciamo, le sue interpretazioni qui a Velletri, e si è sparso per altri, diciamo, paesi, sì. Vicini, no? Vicini, giusto? Latina, Frosinone. Quindi dove ti chiamano, vai? Sì. Hai troppo. Un agente che ti cura, oppure? No, sono sempre stato contattato da solo nel mio. Quindi mio fai direttamente. Fai direttamente, sì. Allora, per chiudere in bellezza, diciamo, andiamo con un pezzetto, mai detto, del Frosinate, vero? Prima parlavi del Frosinate, sì. Per sì. Delle musiche lì locali. Musiche locali. Vuoi fare una cosetta anche riferita a loro? E poi finiamo con una canzoncina che nomina il nostro paese veliterno. Allora vai, vai, concludiamo così. Dal bosco di Velletri, Bruno D'Annibale. Vai Bruno! Con l'aria di Santa Lucia lontana. Velletri mie tu tenghi, chillo bello matano, me da ricordo puro, si sto ad Lariano. Tenghi lo vino buono, e io bene lo conosco, a passeggiata dei ponte roscio. La rotta da graziucciona che lì c'è troni fa, e aspetta qualche guagliona che se li va a cromba. Paese mio, come si fa? Mi sta aspettare l'America. Io voglio giro mondo sano, io voglio fa fortuna, ma quando spunta una
da velletri mio, non ci si può mancare. Tengo l'acqua di Santa Lucia, l'acqua di Santa Maria degli Urdu, se non te stai attento, quattro mutande ti fa cambiare. Paese mio, come si fa? Mi sta aspettando l'America. Io voglio fa fortuna, io voglio sta lontano, ma quando spunta io, da velletri mio, non ci si può mancare. È molto nostalgica questa tua rappresentazione, cioè, perché sei molto attaccato alla tua città nativa, sì, giusto? Sì, 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 anche perché sono 34 anni che... Che sei andato fuori dalla tua città. Che lavoro, diciamo, a velletri, anzi. Sì, lavoro sì, però abiti, abito all'Ariano. All'Ariano. Allora, un saluto a tutti dal prode Fernando e da Bruno D'Annibale, il maestrello dell'Eterno. Ciao.